stata una partita difficile. Avellino, secondo me, ha fatto un'ottima partita. Diciamo che in queste 19 partite è stata, secondo me, la squadra che ha creato più occasioni su, diciamo, delle seconde palle, sempre lì aggressivi a tirare in porta. Però noi abbiamo fatto la nostra partita di sacrificio, abbiamo trovato il vantaggio. Secondo tempo ci hanno schiacciato per 12 minuti, hanno trovato il gol del pareggio, poi da lì secondo me è stata una partita un po' più equilibrata rispetto sia al primo tempo che ai primi 12-13 minuti. Però sapevamo di affrontare una squadra forte, con tanta cattiveria per tutto quello che sta succedendo, però dalla nostra parte siamo ultimi, quindi anche noi avevamo bisogno di un risultato positivo, la vittoria, un pareggio, l'importante era continuare un determinato tipo di cammino. Riccardo è stato chiamato in causa, nessuno sapeva che se giocassero dall'inizio. Ha fatto una gran partita, ma noi abbiamo, dico, tutti e tre portieri, dei portieri di valore. Abbiamo anche il ragazzino Antonello Venditti, che è un ragazzo, io lo chiamo Antonello, è un ragazzo formidabile. Riccardo è un secondo, potrebbe essere in primo in qualsiasi altra squadra. Ci abbiamo Lanni, non lo so, forse aveva qualche problema alla caviglia, non so le loro vicende, perché i portieri sono un reparto a parte, però ho fatto un'ottima partita, sono contento per lui. Guarda, io personalmente sono molto obiettivo. Questa è stata una partita combattuta. Se avesse vinto, non ti dico che l'ha rubata, ma non puoi dire il contrario, nel senso che hanno giocato, hanno creato, e se avessero vinto, non mi sento di dire che abbiamo rubato la partita. Però è stata una partita, secondo me, come ti ho detto prima nell'analisi, il primo tempo magari forse meglio loro, non abbiamo trovato il gol, i primi 13 minuti un dominio loro, perché la realtà è stata quella, però sono tutte state situazioni che loro ci lavorano molto e sappiamo dove erano forti, nel senso sulla seconda palla, sul calcio d'angolo per dire la ribattuta, sono stati sempre lì a tirare in porta, quindi è stata una partita da parte loro abbastanza importante. Noi